di Natale, io sono qui per mostrarvi la mia ultima creazione, ossia questo fantastico pull che ho deciso di chiamare Dark Moon. Per poterlo realizzare io ho lavorato insieme due filati, ossia il pescatore dell'Adrian Wool che è da 100 grammi e il fascinator della Mystery Co che invece è da 50 grammi. Vi dico già che io ho lavorato sia con l'uncinetto del 5,5 che con l'uncinetto del numero 6 e voglio mostrarvi altri abbinamento di colori che potreste fare. Potreste lavorare sempre il mio bianco con il dorato per avere una cosa ancora più luminosa, o col dorato del fascinator potreste lavorarlo insieme al marrone. Guardate qui che bellezza! O un'altra cosa che potreste fare, lavorando il pescatore nero o grigio, potreste abbinarli al fascinator nero o grigio. Questo verrebbe molto dark, però anche molto luminoso, e anche questo, guardate che bella combinazione, ma anche nero e dorato o nero e argento. E in poche parole vi potete sbizzarrire a fare gli abbinamenti colori che più vi piacciono. Come sempre io in descrizione vi lascio il link al mio sito dove trovate entrambi i filati e fare quindi l'accoppiamento colore che più vi piace. Per quanto riguarda il quantitativo, allora il mio pull è una taglia S, però come potete vedere l'ho fatto un po' larga, non ho fatto quella cosa molto stretta, e ho utilizzato 4 gomitoli del pescatore, quindi 400 grammi, e 3 gomitoli del fascinator che però non ho terminato. Quindi taglia M potete sempre prendere 4 gomitoli del pescatore e 3 gomitoli del fascinator, ma se siete una taglia L in questo caso vi consiglio 5 gomitoli del pescatore e 4 gomitoli del fascinator. Come vi dicevo, io ho lavorato con l'uncinetto del 5,5 e del 6. Con l'uncinetto numero 6 ho lavorato la parte bassa della maglia per averla morbida e il collo, anche questo per averlo bello morbido. Vedete come cade molto bellino? Mentre col 5,5 sono andata a sfiancare la maglia, quindi dalla vita fin su io ho lavorato col 5,5 e col 5,5 ho lavorato anche le maniche. Però naturalmente, perché è un seno grande e una vita piccola, io vi consiglio di lavorare col 5,5 soltanto in vita e poi tornare a lavorare col 6. Le maniche, se non le volete troppo larghe, andate a lavorare con il 5,5. I giri da rifare sono 5 e sono veramente semplicissimi. L'unico che potrebbe darvi un po' di fastidio è il quarto giro, che sono delle mezze maglie alte in rilievo, però vi posso assicurare che io ho cercato di spiegarvelo meglio che potevo, quindi spero comunque che se non riusciate a farle in rilievo potete sempre optare per fare un giro di mezze maglie alte normali, quindi non vi preoccupate se non riuscite a fare rilievo, le fate normali, però è un punto che abbiamo già fatto perché è lo stesso che abbiamo utilizzato anche per fare lo scaldacollo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così come sempre mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure mi potete taggare su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che in descrizione vi lascio anche sempre il link al PDF che è acquistabile. E niente, buone feste, ci vediamo presto con un altro nuovo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di lavorare insieme due filati e in particolare andrò a lavorare il pescatore insieme al fascinator. Il colore che ho scelto io sono questi due, che sono lo 01 del bianco del pescatore e lo 08 del fascinator, ossia il nero. Li andrò a lavorare insieme. Vi faccio vedere subito la lavorazione perché lo sto già lavorando. Guardate qui quanto è bello, però come potete vedere qui ci sono altri possibili abbinamenti colori che potete fare. Potete lavorare sempre il nero del pescatore insieme al nero o insieme al grigio, oppure lavorare il marrone insieme al dorato o insieme al nero, anche nero e grigio, e nel sito trovate anche il pescatore nel colore grigio o anche un bianco, tonalità un po' più scura. Ah, qua sembra un panna, però vi posso assicurare che in realtà è bianca la lavorazione, però quando si vede la matassa insieme sembra un panna, invece singolarmente, se si prende il filo singolo, adesso lo faccio vedere perché vi faccio vedere un campione, vedete è bianco, però quando lo vedete così sembra panna. Detto ciò, io lavorerò all'inizio con l'uncinetto numero 6. Andremo a lavorare in tondo, si parte dalla parte bassa e come vi ho detto io lavoro insieme i due filati, però qui, siccome il nero dà un po' fastidio, ho deciso di farvi vedere il punto, il campione con un unico filato, lavorando comunque sempre con l'uncinetto numero 6. Con l'uncinetto numero 6 io andrò a lavorare quindi all'inizio, poi andrò a stringere la lavorazione per avere un po' più sfiancata intorno alla vita. Naturalmente, dopo vi dirò quante
quante volte ho fatto il motivo con l'uncinetto del numero 6 e quante poi invece sono andata a lavorare con l'uncinetto del 5.5, quindi 5,5, fino agli scalfi per avere la lavorazione un po' più stretta. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8 e io vi dico che per poter montare le catenelle per la mia taglia ho montato 128 catenelle taglia S. Naturalmente per una taglia M deve andare a aumentare almeno di 3 motivi in più rispetto a me, non di più, perché comunque stiamo lavorando con un certo numero 6, quindi la lavorazione viene comunque bella larga. Mentre per una taglia L io vi consiglio di andare a montare anche 6 motivi in più rispetto a me. È una cosa che vi ripeto sempre, mi raccomando, andate comunque a misurarvi la circonferenza dei vostri fianchi o del vostro seno a seconda di cosa avete più largo e andate a montare tante catenelle per arrivare a quella circonferenza, mantenendo comunque il multiplo che vi ho detto, ossia multiplo di 8. Detto ciò, quindi io vi faccio vedere il campione. I lavori che andremo, i giri che andremo a realizzare sono in totale 5, sono molto semplici. Partiamo dal primo e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il giro. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a realizzare 3 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Salto 3 catenelle e si ricomincia da qua, dal capo, quindi entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Rifacciamo insieme, quindi salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi bisogna fare questo per tutto il nostro primo giro. Per terminare il primo giro andiamo sempre a saltare 3 catenelle, entriamo nella quarta e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Per chiudere il giro torniamo nella catenella iniziale dove abbiamo fatto la prima maglia alta e andiamo a fare un'altra maglia alta. Per chiudere il giro entriamo nella terza catenella iniziale e andiamo a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così il primo giro e andiamo a fare adesso il secondo giro. Rientriamo dentro l'archetto formato dalla maglia bassa e andiamo a fare una maglia bassa e 2 catenelle che equivalgono alla nostra prima maglia alta. Rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nella seconda delle 3 maglie alte, vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E si ricomincia da capo, quindi entro nella seconda delle 3 maglie alte e vado a fare maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3. Quindi, come avete visto, rispetto al primo giro stiamo invertendo il nostro motivo. Quindi continuo a lavorare per far vedere come terminare il giro. Vado sempre nella seconda maglia alta e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado nell'archetto e vado a fare le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado nella seconda maglia alta del gruppo di 3, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Andiamo a terminare il secondo giro entrando nell'archetto iniziale e andando a fare una maglia alta. Terminiamo andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. Terzo giro semplicissimo, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2
una maglia alta nell'archetto di una catenella. E di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi in questo caso una, due, tre, quattro e cinque, una maglia alta nell'archetto e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi di nuovo 5 maglie alte, una, due, 3, 4 e 5. Una maglia alta nell'archetto. Quindi si continua così per tutto il giro. Vi farò vedere alla fine come si termina anche il terzo giro e come andare a fare il quarto, che è, diciamo, quello un po' più complicato. Quindi sto terminando anche il terzo giro, vado a fare la maglia alta sopra l'ultima maglia alta e termino con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale che qui vedeva la mia prima maglia alta. Quarto giro, mi raccomando, io vi ricordo sempre che io lavorando i due fili contemporaneamente. Vi sto lavorando qui soltanto un filo perché il nero vi dava fastidio, soprattutto per vedere bene il quarto giro. Il quarto giro andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Però noi questo giro dobbiamo fare le mezze maglie alte in rilievo che sembrano delle piccole X. Entriamo con l'uncinetto nella prima catenella che avevamo fatto, entriamo con l'uncinetto nella maglia alta successiva, prendiamo il filo e usciamo dalla maglia alta. Prendiamo il filo, usciamo da due fili che abbiamo sull'uncinetto, prendiamo il filo e usciamo dagli ultimi due. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, quindi entro di nuovo, vado con l'uncinetto nel filo che vedete qui in basso, quindi quando abbiamo fatto la mezza maglia alta, quindi entro qui con l'uncinetto, entro nella maglia alta successiva, prendo il filo e esco dalla maglia alta, prendo il filo e esco dai due fili sull'uncinetto, prendo il filo ed esco dagli ultimi due fili sull'uncinetto. Ripetiamo insieme. Entriamo con l'uncinetto nel filo in basso, entriamo con l'uncinetto nella maglia alta successiva, prendiamo un filo, usciamo dalla maglia alta, prendiamo il filo, usciamo dai primi due fili sull'uncinetto, prendiamo il filo, usciamo dagli ultimi due fili sull'uncinetto. Quindi, come potete vedere, si creano queste sorte di X che sono molto carine e particolari e sono della sorta di mezze maglie alte in rilievo. Quindi, di nuovo, vado nel filo con l'uncinetto, nel filo in basso, vado nella maglia alta. Prendo il filo, esco dalla maglia alta, prendo il filo, esco dalle due fili sull'uncinetto, prendo il filo, esco dagli ultimi due fili. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. È molto semplice, vi viene in automatico e lavorando con l'uncinetto del numero 6 si nota molto più facilmente il filo in basso. Non vi preoccupate, anche quando andrete a lavorare con due fili si noteranno tranquillamente perché comunque il nero e il bianco fanno da contrasto e quindi si nota dove bisogna entrare con l'uncinetto. State solo attenti a prendere entrambi i fili, tutto qui. Benissimo, io continuo a lavorare questo giro fino alla fine, vi farò vedere alla fine come terminarlo e come iniziare poi il quinto e ultimo giro del nostro motivo. Sto terminando il quarto filo, ho fatto l'ultima mezza maglia alta in rilievo, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta, mezza maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quinto e ultimo giro, semplicissimo perché come il terzo andiamo a fare 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni mezza maglia alta. Mi raccomando, quando andate a fare questo giro, ricontatevi le maglie alte per essere sicura di non andare a saltare qualche maglia alta. Quindi, nel mio caso, che ne abbiamo detto 128, io a fine giro me ne devo trovare 128. Se non vi trovate con lo stesso numero di maglie alte e di catenelle iniziali, non vi troverete poi a lavorare nuovamente il primo giro. Quindi mi raccomando, state bene attente, soprattutto quando iniziate e finite un giro, di non saltare delle maglie. Quindi continuo a fare questo giro fino alla fine, vi farò vedere come si termina e poi vi farò rivedere un attimo di nuovo il primo giro, visto che abbiamo una base diversa, avendo adesso non più le catenelle iniziali, ma appunto delle maglie alte. Sto
terminando quindi il quinto giro, ho fatto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Dobbiamo tornare a fare il primo giro, quindi andiamo a fare 3 catenelle, saltiamo 2 catenelle, 2 maglie alte, entriamo nella terza, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Una, due, tre. Saltiamo 2 maglie alte, entriamo nella terza, andiamo a fare maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta e si ricomincia da capo. Si saltano 2 maglie alte, si entra nella terza e si vanno a fare 3 maglie alte, una, due e tre, e si continua così per tutto il giro. Una cosa che vi fa capire che state lavorando bene è che, come potete vedere, il ventaglio e anche il gruppo di 3 maglie alte è in corrispondenza con quello del primo giro. Quindi vedete, questo è il primo giro. Se io vado a fare la maglia centrale, come vedete, è al centro di quella del primo giro. Stessa cosa qui, abbiamo il gruppo di ventaglio e, come potete vedere, è giusto al centro dove avevamo fatto il nostro ventaglio. Quindi se vi trovate in questa maniera, state facendo bene. Benissimo, io adesso continuo a lavorare il mio vero e proprio maglioncino, il mio pull, e vi dirò quante volte ho ripetuto questi giri prima di arrivare allo scalfo, quante volte, dopo quanti motivi sono andata a cambiare il mio uncinetto. Allora, io ho ripetuto il motivo per 6 volte e poi sono andata a ripetere soltanto i primi 2 giri invece di 5, quindi la settima volta sono andata a ripetere soltanto i primi 2 giri. E come lunghezza per me va più che bene, e vi dico anche quanto ho di lunghezza: sono 44 centimetri. Questo perché vi ricordo che voglio una maglia un po' più lunga rispetto al normale. Una volta fatto ciò, quindi sono andata a contare i miei gruppi di 3 maglie alte e io ne ho un totale di 16. Mi raccomando, i gruppi di maglie alte sono comunque alternato al ventaglio, e quindi che ho fatto, ne ho messe 8 avanti, 8 dietro. Mi raccomando, se avete dispari, quello dispari va messo sul davanti, perché davanti abbiamo il seno. Un'altra cosa che vi devo dire però è che io sono andata a cambiare l'uncinetto. Come vi avevo accennato, avrei voluto farlo un po' più stretto sopra, quindi un po' più morbido ai fianchi, più stretto in vita sul seno. E infatti, dopo aver ripetuto il motivo per 4 volte, gli ultimi 2 motivi sono andata a lavorare con l'uncinetto del 5,5 invece che con il 6. Quindi questo è un'altra cosa che ci tenevo a dirvi. Sono andata a stringere, quindi dopo aver fatto i primi 4 motivi ho cambiato l'uncinetto, sono andata a lavorare con il 5,5 e continuerò a lavorare comunque col 5,5. Mi raccomando invece, chi ha un seno un po' più grande, torni a lavorare magari solo in vita con il 5,5, però quando torna a lavorare per il seno torna a lavorare con il 6, in modo tale che lo ha sfiancato qui su in vita, ma i fianchi e il seno va tranquillamente bene. A questo punto, quindi, una volta messo i miei marcapunti, e io il marcapunti l'ho messo nel ventaglio che mi separa l'ultima maglia, l'ultimo gruppo di 3 maglie alte davanti e l'ultimo dietro, stessa cosa sono andata a mettere il marcapunti nel ventaglio che mi separa il primo gruppo e il primo gruppo dietro. Adesso lavoreremo i giri, sempre gli stessi giri, però in giri di andata e ritorno, quindi non più in giri di tutto tondo. Naturalmente i giri che andremo a fare adesso, quindi il terzo, il quarto e il quinto giro, sono normali, non cambia niente perché si inizia sempre con una maglia alta. Nel quarto giro con la mezza maglia alta in rilievo. Diciamo, chiamiamolo di rilievo, però non è proprio una maglia alta di rilievo. Quindi vedete, io sono all'interno dell'archetto del ventaglio e vado a fare sempre le mie 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, e poi vado a lavorare normalmente maglia alta sopra ogni maglia alta, e quando ho l'archetto di una catenella vado a fare la mia maglia alta. Quindi si lavora normalmente come abbiamo sempre lavorato. Si finisce quindi anche in questo caso con una maglia alta all'interno dell'archetto dove abbiamo messo i marcapunti, e poi si va a lavorare il terzo giro e il quarto giro normalmente. Quindi io questa adesso li lavoro da sola, però quando poi andrò a lavorare i primi 2 giri vi farò vedere come si va a lavorare. Allora, stavo lavorando il terzo giro, ma mi sono accorta che dobbiamo modificarlo, in quanto la lavorazione in terzo giro ci viene all'indietro. Quindi la lavorazione che solitamente si vede così sul davanti, qua si vedrebbe dietro e non sul davanti. Quindi andiamo a modificarlo leggermente. Invece di prendere il filo avanti, andiamo a prendere il filo dietro. In questo caso 2 fili, perché dobbiamo prendere sia il pescatore che il fascinator. Poi andiamo nella maglia alta successiva e andiamo a lavorare normalmente.
Quindi di nuovo andiamo a prendere i due fili dietro, dico due perché stiamo lavorando due fili, poi entriamo nella maglia alta e andiamo a lavorare normalmente. Prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo, usciamo. Quindi cambia solo questo, dobbiamo andare a prendere il filo dietro. In questa maniera, quando giriamo la lavorazione, vedete, viene la stessa che veniva qui, con questa sorta di X. Quindi è l'unica variazione che dobbiamo fare del terzo giro. Ripeto, lo andiamo a fare perché il terzo giro lo stiamo lavorando sul dietro e non sul davanti, in quanto stiamo facendo giri non più di tondo, ma giri di andata e ritorno. Quindi io continuo a lavorare normalmente adesso, quindi prendiamo i fili dietro e non più quelli sul davanti, quando andiamo a fare la lavorazione andata e ritorno. Come vedete abbiamo terminato quindi i tre giri, gli ultimi tre giri del 5, però adesso noi dobbiamo ricominciare a lavorare i primi giri. Voglio solo farvi vedere una cosa, per farvi vedere come fare a iniziare e finire il giro. Diversamente dalla lavorazione in tondo, andiamo a lavorare in questa maniera. Andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 maglie alte, entro nella terza e andiamo a lavorare il nostro ventaglio. Quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, salto 2 maglie alte, entro nella successiva e vado a fare le mie 3 maglie alte. Quindi una, due e tre. Salto 2 maglie alte, entro nella terza e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, che come potete vedere sono in corrispondenza con quelle di sotto. Continuo a lavorare quindi il primo giro, vi farò vedere come terminare il primo giro e come iniziare poi il secondo. Sto terminando il giro, ho fatto il ventaglio, catenella di separazione, salto le 2 maglie, entro nell'ultima, quindi nella terza catenella e vado a fare la mia maglia alta. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro, quindi andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entriamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3 e poi andiamo a lavorare normalmente. Nella seconda maglia alta andiamo a fare il no del gruppo di 3, andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta e ricominciamo da capo. Quindi continuo a lavorare il secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi a fare il nostro terzo giro. Sto terminando quindi anche il secondo giro, ho fatto le 3 maglie alte, vado a fare la catenella di separazione, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. A questo punto mi giro con la lavorazione, vado a lavorare il terzo giro e andiamo a lavorare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nella catenella di separazione e poi lavoriamo come abbiamo sempre lavorato, una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta nell'archetto di separazione, quindi non cambia più nulla. Questi sono i giri che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Io credo che andrò a ripetere i 5 giri per almeno 2 volte, quindi uno già l'ho fatto, dovrò ripeterlo solo un'altra volta. E mi fermo e poi andrò a fare la stessa cosa dietro. Mi raccomando, la maglia alta iniziale e finale va fatta sempre dove abbiamo messo il nostro marca punti. Quindi vi darò conferma se ho fatto in questa maniera e poi andiamo a vedere se fare le maniche oppure no. Dunque, alla fine ho fatto solamente 2 volte il motivo, però in realtà dell'ultimo motivo non ho fatto tutti e due gli ultimi 2 giri, ma soltanto uno. E ho fatto la stessa cosa anche dietro. Una volta fatto ciò, sono andata a cucire le 2 parti dall'esterno verso l'interno per circa, e ve lo dico subito che prendo il metro, per circa 8 centimetri. Mi raccomando, le taglie un po' più grandi dovete fare almeno, io direi taglia M, andate a fare 2 motivi e altri 2 giri. Taglia L, io vi consiglio di fare addirittura tutti e 3 i motivi e poi andare a cucire. Naturalmente cucite un po' di più, ma lasciate comunque il collo bello largo. A questo punto quindi possiamo andare a fare le maniche.
Per realizzare la manica io continuerò a lavorare con l'uncinetto del 5,5, quindi non passo a lavorare di nuovo con l'uncinetto numero 6, ma se voi avete necessità di andare ad allargare la lavorazione, magari vi accorgete che è un po' stretto lo scalfo che avete fatto, andate a lavorare con l'uncinetto numero 6. A questo punto io mi aggancio sotto e nel dove ho fatto le maglie alte vado appunto a fare le mie 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, ricominciando così a lavorare in tondo i miei 5 giri. Salto 2 maglie in orizzontale, vado nell'archetto piccolo e vado a fare le mie 3 maglie alte. Scusate che tolgo un po' questo, quindi 1, 2 e 3. Salto 2 maglie alte orizzontali, ma decidete voi un po' in base a come si va a lavorare, a come vi trovate con la lavorazione. Se vedete che vi stringe troppo, andate a saltare soltanto una maglia. Comunque dovete sempre alternare le vostre maglie, le vostre 3 maglie alte con la maglia alta catenella, si rientra maglia alta. Io continuo quindi a lavorare così per tutto il giro. Naturalmente vi farò sapere alla fine quante volte quanti gruppi di 3 maglie alte ho, in modo tale appunto da chiudere tutta la lavorazione. Sto quindi per chiudere il primo giro, ho fatto le 3 maglie alte, rientro dove avevo fatto la prima maglia alta, vado a fare maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa e poi si ricomincia col secondo giro. Allora io vi dico che di gruppi di 3 maglie alte ne ho un totale di 5, quindi adesso io torno a lavorare intorno le 5, i nostri 5 giri. Naturalmente alla fine vi dirò per la maglia, per la manica, quante volte sono andata a ripetere il nostro motivo. Dunque, ho terminato la mia manica, ho ripetuto i giri per 7 volte, cioè il motivo per 7 volte. Adesso devo andare a fare anche l'altra manica e poi decidere se fare anche il collo. Quindi ripeto, io ho ripetuto i 5 giri per 7 volte. Dopo aver fatto anche l'altra manica sono andata a fare il collo. Per fare il collo io non ho fatto altro che andare a riprendere la lavorazione. Io mi ero fermata con il primo giro quando ho fatto i giri per gli scalfi, quindi sono andata a riprendere la lavorazione partendo dal secondo giro e poi sono andata a salire ripetendo sempre i giri, sempre nella sequenza in cui li abbiamo fatti. E quindi io ho ripetuto i 5 giri per 1-2 volte. Però la terza volta mi sono fermata soltanto ai primi 3 giri, quindi questo è per farvi capire. Quindi questo è il mio collo che, come potete vedere, quindi è venuto bello alto, però voi potete fare anche più alto. Un'altra cosa, oltre ad aver ripreso quindi la lavorazione, quindi se voi vi siete fermate con il giro di maglie alte, dovete riprendere o dal terzo o dal quarto giro, ossia le mezze maglie alte, o invece dal primo giro, dipende appunto da cosa vi siete fermati quando siete andate a lavorare gli scalfi. Altra cosa che vi devo dire è che il collo io l'ho lavorato con l'uncinetto del numero 6 per averlo più morbido, quindi con l'uncinetto del numero 6 io vi ricordo che ho lavorato la parte bassa della maglia e il collo, mentre con un centro 5,5 ho lavorato dalla vita in su, quindi anche gli scalfi e anche le maniche. Quindi anche questa maglia è terminata.